Impossibile, ah, se ho capito. Ha detto che è impossibile. Mi sa che oggi la diretta la facciamo col piffero. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta che mo la facciamo. Troviamo subito la soluzione al problema. Ecco qua. Ok, applichiamo. Siamo? Sì, ok. E vai con la diretta. E vai. Vaia, vaia. Vaia, vaia. Veglia. Vaia, vaia. Veglia, veglia. Stiamo per partire, eh? Attenzione. 4, 3. Due, uno, Qua. eccolo! Perfetto. Che la, che la, o va dicendo che vola sa, che la, se crede che mi faccio sangamare, se crede che ammazzisco e poi mi sparo. Che la, zappa che piacere che mi fa. Ma la piglia data più bella e zitella resterà. Che la, che la. L'amore mi teneva incatenato. M'ho detto basta e mi sono liberato. Ma guarda che turchino c'è. Ma pare che un lucendo sono e sto cantando fa felicità. Che la, o va dicendo che mi vola sa, che la, se crede che mi faccio sangamare, che la, se crede che impazzisco e poi mi sparo, che la, che la. Sapevo che piacere che mi fa. Meraviglia data più bella e zitella resterà. Che la, 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 che la. Ma tu sei guaglione, che t'avevi segato, ma sei spasso sotto sto balcone. Tu non conosci femmina. Dai sembra che è andata a mezza sta via. Non mangio più, non dormo più, che ipocondria. Vuoi piacere che veda di sta gelosia. Tu puoi soffrire, tu vuoi morire, e tuo papà. Ora abbraccia tua mamma. Non posso scemo piacere, vedo tutta la verità. La mamma te può capire. E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmina, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che ti mise in capo, ma io capo pallone, che buono di ste lacrime, ma a te ma mi fa ridere, chi desidera va sa, un po' scemo piccione, ah, se lo dice la papà, chissà come va a fornire, tu sei guaglione, tu non conosci femmina, tu non sai nemmeno come si fanno i guaglioni, ma tu vuoi fare l'americano? Sì. Forte cazzone con un stemma rete, una gonfalella che visiera izzata, passa scampagnando per tutte le. Oh, ma non ho appetito, fa guardare. Tu vuoi fare l'americano? Americano? Americano? Sì, è da me che ti fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu giochi a baseball, hai soldi per camel.
chi te li dà la forzetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Ma si nati di lì, si da me non ci sta niente a fa. Ok, vuoi la volità, tu fa l'americano. Yes, yes, all right, whisky and soda and rock and roll. Whisky and soda and rock and roll. Tu fa l'americano, tu fa l'americano. Yes! Barone, è il momento di entrare in scena. Entra in scena il nostro barone. E qui andiamo con Ole Barone. Tu pierdi un goppo suone, giornalette, e mamma te minaccia, e patata t'arraccia. Te fanno girare a capo sti fumetti, guardandoti in tuo specchio. Vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe? Come fanno ad Hollywood? Ecco una scusa, lui non lo studi più. E torero, cia cia cia, te sei piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vera. E nacchere in da sacca e vai ballà, mescolando bolere casa bro, cia cia cia, torero. Questi basette sudamericane, uno si cari a fare a capo se le piche. Torero, torero, ole! Hai ascoltato la voce? Occhio alla penna, ha sentito barone. Te fatta giacchetella corta corta, un cazzo gilla street e un riccioli in bronze. E ride gente a rete e non importa, siente Marlon Brando e a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le vie di Hollywood. E innamorata tu non dopo più, oh Torino, cia, cia, cia. Te si piazzata in capo su sombrero, cia, cia, cia. Te dice che sei spagnolo e non è vero. In nacchere in da sacca va a ballà, mescolando buonare casambe, cia cia cia, Torino. Questi basette sudamericane, con musica di amare a camiselle e piché. Torero, torero, ole! Cia cia cia, torero, 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 ole! Auguri a tutti ascoltatori di Radio, Radio Show. Yo 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 yo, occhio alla penna. Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi, da Raffaele, dal Barone. Vedete oggi che assortimento vi ho proposto, Bene, chi dobbiamo, chi vuole entrare prima? Chi vuole salutare? Ciao Giacomo Papaleo, Giacomo Papeo, ciao Giacomo, sta guardando Giacomo Papeo su Instagram. Ah, vi dico che siamo anche nel backstage su Instagram, sul mio profilo Instagram, e poi benvenuti anche alle persone che sono sul mio profilo Facebook, quello di Vittorio Cassinesi. Eccoci qua, eccoci qua. E innanzitutto approfitto per salutare i miei amici che mi accompagneranno in questa bellissima avventura, e sono il Polletto, che consegna a casa vostra sempre a domicilio. Ricordatevi di chiamare Rivoluzione Ricambi e Lo Russo Salvatore, i numeri sono sempre in sovrimpressione, così potete prendere appunto quando vi capita. Madifas di Rosario Accardo, salutiamo il nostro Madifas di Rosario Accardo, che è una soluzione per il vostro software. Tutte le notizie che oggi ascolteremo e che vi diremo saranno alla città di Trani in diretta, Trani News. E poi ancora XXL, panzerotti grandi XXL, il panzerottificio, il grottino. Ieri mozzarella di bufala straordinaria. E oggi Isabel, di tutto e di più, uomo, donna e bambino, in via Postumia al numero 2 a Trani. E Lusbile, società di servizi che vi offre veramente un sacco di servizi. Raffaeluccio, diamo il benvenuto a Raffaele. Dimuccio, come stai? Fai la presentazione, dai, di. E adesso devi dire, guarda, devi fare Ladies and Gentlemen, Vittorio Cassini si presenta al Radio Show, condotto da Raffaele, con la partecipazione del Barone Girasole. Ecco a voi la rubrica Accadde Oggi. Sei pronto? Non è difficile. Ladies and gentlemen, Vittorio Cassinesi, sì, presenta Radio Show, sì, condotto da Raffaele, sì, con la partecipazione del Barone Girasole. Sì. Ecco,
Ecco, a voi? In arte di sola 78. Ecco, bravo, bravo, ecco a voi. Ecco a voi. Sì. Accade oggi. Oh, la rubrica Accade oggi. E allora partiamo con la rubrica Accade oggi. È sabato ed è l'8 maggio 2021, la chiesa ricorda San Vittore il Moro. Il sole sorge alle 6.59, tramonta alle 20.15 e la luna è calante. Il proverbio di oggi è: chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova. E oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Tra i fatti del giorno nel passato, accaduti l'8 maggio, con il sito accadeoggi.it ricordiamo: nel 1886 il farmacista John Pemberton metteva in commercio l'essenza base per la preparazione della Coca-Cola, da lui ideata come rimedio per mal di testa e stanchezza. Nel 1898 prendeva vita a Torino il campionato di calcio di Serie A, un torneo giocato da 4 squadre in un'unica giornata che veniva vinto dal Genoa. Nel 1903, nelle isole Marchesi della Polinesia, moriva 54enne il pittore Paul Gauguin. 100 anni fa, nel 1921, la Svezia aboliva dal proprio ordinamento il ricorso alla pena capitale e nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare per la neonata Repubblica Italiana. Alla Camera dei Deputati veniva eletto alla presidenza Giovanni Gronchi e a quella del Senato, invece, Ivanò e Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner raggiungeva per primo la vetta del Monte Everest senza utilizzare bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove per il Gran Premio del Belgio di Formula 1 di automobilismo, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve, sbalzato fuori dalla sua auto dopo un urto con la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 si chiudeva trionfalmente la Around Alone per il velista italiano Giovanni Soldini, che aveva percorso gli oltre 43.000 km della regata in 116 giorni. E nel 2004 si teneva con successo il volo sperimentale del prototipo di navetta spaziale europea Phoenix. Tra gli anniversari di nascita dell'8 maggio vi segnaliamo: nel 1828 il fondatore della Croce Rossa e premio Nobel per la pace Jean-Henri Dunant. Nel 1903 l'attore Fernandel. Nel 1906 il regista Roberto Rossellini. Nel 1934 il giornalista e telecronista Luigi Necco. E nel 1940 il paroliere e conduttore televisivo Paolo Limiti. Inoltre sono nati oggi il pianista Keith Jarrett, nel 1945, l'autore, cantante e produttore discografico Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti, nel 1948, il personaggio televisivo noto come Divino Otelma, nel 1949, il cestista Mike D'Antoni, nel 1951, quindi 70 anni fa, il critico Vittorio Sgarbi, nel 1952, la regista Cristina Comencini, nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1960 e il cantante Enrique Iglesias, nato in questo giorno nel 1975. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2021. Bene, bene. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate sul sito accadeoggi.it. E voilà, accade oggi è andata, eccola qua. Bene, 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 bene. La rubrica di oggi dice nel proverbio: chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia ma non sa quel che trova, Raffaele? In dialetto tranese lo sai dire? Lo sai dire? Chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quel che lascia ma non sa quel che trova, dai. Se c'è l'est ma non c'è trua. Beh, vabbè, dai, più o meno siamo là, ha detto la cosa giusta. Se c'è l'est ma non c'è trua, oppure sa chiutna port? Sa iepro du portaun. Bravo, bravo. Chi troppo vuole? Niente piglia. Benissimo. Sandacchiar, puoi farbate po'? Sandacchiar, puoi farbate. Barone, e po'? La ma te la porto Piero, guarda, vai tu Barone, la saggezza, esatto. La saggezza popolare, Barone, le sa ste cose, te dorme, e chi dorme, chi dorme? Non prende il pesce, no, non prende il pesce, non prende, non prende pesci, vabbè, aprile,
dolce a te me. E come ti piace, a te dur. Va bene, va bene. Fammi fare una piccola, un piccolo appunto, Ecco qua, ho con me due volantini, tra cui devo sottolineare alcuni miei amici e saluto i nostri amici della Lu Smile, eccolo qua. Guardate, Lu Smile. Saluto gli amici della Lu Smile perché? Perché hanno fatto questo volantino dove propongono tanti, tantissimi prodotti e servizi. Pulizia, sanificazione condomini, farmacie, cliniche, uffici, palestre, hotel, ristoranti, attività commerciali e pulizie post-cantiere, disinfestazione zanzare, blatte, insetti di ogni genere, deratizzazione, trattamenti, pulizia, lucidatura, pavimenti. La Lu Smile la trovate ovviamente a Trani in via Giacinto Francia 16. Domenico Ferreri è responsabile, chiamate il 393-9666-692. E vi ricordo comunque, visto che dalla prossima settimana sarete in zona gialla, anzi saremo in zona gialla, cerchiamo di mantenere. Oh, Vincenzo VDJ James 007 qua, ma perché non mi chiama qualcuno, me cagnon sopra Instagram, si chiamano con nomi strani, chiamate con nome e cognome come fanno tutti, vabbè, niente, vogliono lasciare un po' l'anonimato, hanno paura di metterci la faccia. E dicevo, visto che dalla prossima settimana torneremo in zona gialla, ovviamente vi invito alla prudenza, precauzione e ovviamente prevenite sempre con mascherina, distanziamento, insomma, non facciamo che dopo aver preso la zona gialla poi dobbiamo tornare in zona rossa in un attimo, così evitiamo. Questo è l'invito che voglio fare. E poi potete rivolgervi tranquillamente alla Lu Smile perché lui fa disinfestazione, deratizzazione, pulizia, sanificazioni, insomma tutte queste cose che sono utili per questo momento, anche perché loro hanno la certificazione che se dovesse servire per ai fini del controllo, diciamo, per chi dovesse venire a controllare, hanno realmente i permessi per tutti questi tipi di controllo. Poi devo salutare, visto che oggi è sabato, dovete andare al Polletto, prenotate, chiamate lo 0883 197 8675 perché consegna direttamente a casa vostra tutte queste squisitezze. Guardate, pollo spiedo alla brace, poi carne, spiedini, panini, contorni, anche questa sera magari, visto che ci siete per asporto, contattatelo 0883 197 8675. Si trova sul piazzale Marinai d'Italia, Colonna, lungomare Cristoforo Colombo, via Tevere 11. È facilissimo. Tanto vi ricorderete dove era la Punta dell'Est una volta? Bene, proprio all'ingresso della Punta dell'Est. Adesso c'è il Polletto, è questo qua. Bene. Saluto Francesco, saluto Antonietta, saluto anche Franco, insomma lo staff del Polletto, e ringrazio anche gli amici che come sempre mi accordano questa disponibilità. E poi non dimenticatevi, se avete problemi alla vostra auto e avete bisogno di ricambi per la vostra auto, bene, io vi consiglio Rivoluzione Ricambi di Lorusso Salvatore. Lui ha un vasto assortimento di ricambi usati per tutte le auto, fa anche soccorso stradale H24, acquisto di auto sinistrate per demolizione, il tutto è garantito. Chiamate il 338-29-29415 e potete rivolgervi tranquillamente a Salvatore in via Amedeo numero 93. Non dimentichiamo anche i nostri amici di Isabel, via Postumia numero 2 a Trani, di tutto di più, intimo uomo, donna e bambino. Saluto il mio caro amico Giuseppe Leone e tutto lo staff di Isabel, che sono veramente un personale qualificato, straordinario, altamente professionale, e poi sanno consigliarvi sempre al meglio. E non dimentichiamo comunque che la pizzeria, il panzerottificio con panzerotti XXL di Mario Minerva della pizzeria Il Grottino, vi aspettano, vi aspetto oggi che sono siamo a sabato. Chiamate il 338-588-8176 oppure lo 0883-191-8255 perché troverete veramente delle pizze buonissime. Oggi che è sabato ci si mangia una buona pizza e poi ordinatela, vi tornerà molto più utile. Allora, ritorniamo a noi, caro il mio Raffaele, che vedo che ti stai annoiando. Che è successo? Ti stai annoiando? No, sto pensando. Io ieri, per esempio, devo scusarmi per gli amici che ieri mi aspettavano in diretta, che non ho potuto, diciamo, farvi compagnia.
mi è dispiaciuto tantissimo, ma comunque mi hanno chiamato in tanti e vi voglio ringraziare perché vi siete preoccupati giustamente. Come mai non sei in diretta oggi? Ho semplicemente dovuto partecipare a una assemblea di condominio, e quando si tratta di assemblea di condominio io non vi consiglio nessuno di partecipare, ma se siete necessariamente obbligati dovete per forza andarci. Tu sei mai andato a un'assemblea? Esatto. Sei mai andato all'assemblea di condominio? A proposito. No. Tu la non è compito mio. Adesso faccio la rete. Salutiamo. Niente, no, per modo di dire, perché ognuno la pensa a modo suo, hai capito? La pensa a modo suo, e allora per questo motivo, ognuno che la vuole pensare a modo suo, chiaramente devi, come si dice, ascoltare tutti qua. Poi per giunta, io che sono quasi sempre presente a tutte le assemblee, ormai hanno preso il classico vizio di nominarmi presidente dell'assemblea, e quindi devi stare dall'inizio fino alla fine. Quella è la fregatura. Alla fine io dico: oh, ma io c'ho da fare. Dici: no vabbè, ma tu stai sempre, quindi i problemi del condominio li sai, e allora devi presenziare per forza. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, beh, facciamo un attimino un ben collegato, diamo il saluto, dai. Vito, dimmi, la prossima volta, sì, se stanno le botte, chiamami a me. Ah. Sì, io sono amante a fare a botte. Sì, che tu come... troppo. Lui è uno che a botte non è mai fatto a botte. Quando andava allo stadio, si battava retta a Franginulu, e Franginulu che mi hanno ammazzato in Zrupshaw. Martino, beh, allora, vabbè, non parlare di questo, che io sono reduce da una violenza da stadio che non ne voglio manco più parlare. Ho dimenticato, voglio dimenticare quei tristi momenti che quando la gente va allo stadio non per tifare ma per litigare. Guarda, io odio terribilmente questo stato d'animo, perché lì non vedo lo sportivo, vedo veramente lo schifoso, non il tifoso. Vabbè, chiusa parentesi. Buonasera Rita Caffarella, buonasera Antonio Pulito, un saluto. Oggi è il compleanno di mio figlio Gabriele, lo so Rita, lo so, non ti preoccupare, gli faremo gli auguri a Gabriele, al nostro Gabriele Lisco, è vero? Il nostro Gabriele compie gli anni. Poi mi fai sentire una canzone dedicata a tutte le mamme? Certo Rita, ho trovato la canzone che a suo tempo la cantò Claudio Villa, Mamma, e adesso te la voglio far ascoltare dedicandola a tutte le mamme che sono qui e che non ci sono più con noi, ma sono che ci guardano. Beh, a questa bella tua richiesta io voglio accontentarti. Poi salutiamo e te la faremo ascoltare come inizio trasmissione. Berilù, buonasera Barone, buonasera Vittorio, buonasera Raffaele. Nunzio Piumella, buonasera al grande Vittorio di Radio Show, un grande saluto a tutti dal nord, un saluto al barone 78, Nunzio Piumella da Bergamo. Grazie, ha risposto il nostro barone. E poi ancora, grande barone, un saluto da Trani, Nunzio Piumella, da parte di Rita Caffarele. Rita Caffarella, Caffarele. Scusami, oh, scusa. Ma io pravda di slave, stavo sbagliando, non li capi? Esatto. Oh, e allora? Poi ti devo raccontare una cosa, mi ha detto a me so cats, che da dove viene questo discorso? Poi ve lo dico. Grande barone, bellissima canzone, Torero, Berilù, hai visto? È seduto le... Ole! Ole! Occhio alla penna. Berilù, bravissimo Vittorio, l'anno prossimo vai a Sanremo. No, non ti preoccupare, mando... Raffaele, Enzo Labirinto e te, e magari anche Gino Narciso, così fate un bel quartetto. Anzi no, se volete mandiamo solo Antonio Pulito, non ti preoccupare. Ciao Rita Caffarella da Nunzio Piumella, buonasera da Anna Landricina. Ma Anna Landricina non doveva cantare? Anna, ma sì, tu... doveva cantare. Ma quanto canterà? Mannaggia Anna, non ci vuoi mai accontentare, Non vuoi dimostrare la tua arte canora? Tu sei brava a cantare, io ti conosco molto bene. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, salutiamo tutti. E dicevo, poi vi racconterò, poi, dopo aver ascoltato questa bellissima canzone dedicata alla mamma, visto che domani, oggi, è la festa della mamma. Quando è la festa della mamma? Oggi o domani? Io credo domani, che domenica, vai, domani che domenica festeggeremo la mamma come si deve. Allora, dicevo, visto che la nostra amica
Rita Caffarella, no, ci ha fatto questa richiesta, non posso non farla ascoltare, anche perché voi sapete benissimo ci tengo tantissimo ad accontentare le vostre richieste. Allora, questa canzone la faccio presentare dal nostro barone, perché canta David, si chiama Davide ma si fa chiamare David. Allora, barone, sei pronto per presentare? David. Allora, il barone presenta, attenzione, con tanto di presentazione. Vai, barone! Vittorio Cassinesi! Aspetta, barone, ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! Vittorio Cassinesi! Presenta? Presenta Radio Show! Scusi, di arre, ladies and gentlemen, scusi! Ladies and gentlemen! Madonna, non riesco a parlare. Scusa, vabbè, vai avanti. Lady, com'è? Di a Red, vai, che mi piace. Raffaele, ma perché ti preoccupa? Ti ha fregato un po' sto barone. Lady e Jane. Vittorio Cassinesi. Vittorio Cassinesi. Presenta Radio Show. Eccolo. Ovviamente straordinaria. 78 Barolo, Barolai. Vai. Casti. Ecco, conduttore, non lo tengo. Conduttore Raffaele. Bobby. Co-conduttore. Bobby. Bene. E adesso, attenzione. E adesso canta David. La signora. No, non è sempre. Signore! Signor Siamalò! Ambarabaci Cicone! David! David! Mamma mia, mi stai facendo re, mi stai facendo. Mi fa morire! Va benissimo! Scusa, Raffaele, colpa tua però, Tu scusa, spiega, come si dice? Ladies and gentlemen, Raffaele, scusa, ladies! Ladies and gentlemen! Aspetta, barone! Ladies and gentlemen! A me stiamo parlando inglese, senti tu a Cass, lui nemmeno il corso d'inglese, è la quarta piazza, cioè c'è ti la prima scala, terza piazza. Due anni la prima, guarda, due anni la prima e colline per la storia, e tu stai tremendo, amore, ritorna, le colline sono in fiore. Beh, ascoltiamo questa canzone, vai. Facciamola ascoltare, da. Mamma di David, dedicata a tutte le mamme. Tutte le mamme. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano, perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si osano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Ehi, Mario Minerva! Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Ma cercali! Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Per te la mia canzone vola, mamma,
ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita io non ti lascio mai più. Mamma. Dedicato a tutte le mamme. Domani festa della mamma, oggi in occasione della richiesta della nostra cara Rita Caffarella. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si osano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Che bella, bravo. Complimenti, bravo. E se lo dice il barone siamo a posto. Senti un attimo Raffaele, visto che questa canzone ha ispirato ovviamente un festeggiamento importante quale quello della festa della mamma, tu hai un bel ricordo della mamma, giusto? Come tutti penso, mi auguro. Sì. Ecco, bene, io mi rivolgo a quelle persone che hanno ancora la mamma, tenetela stretta, specialmente adesso, curatela, abbiatene cura veramente con tutto il cuore, anche perché poi quando non ci sarà più vi mancherà tantissimo, però portatela sempre nel vostro cuore, come faccio io e come facciamo io e il mio papà che è qui con me. Guardate, il barone Nicola 78, eccolo qua, barone! Auguri! Viva le mamme! Viva le mamme, alle mamme anche quelle che stanno in alto! In cielo! Un saluto! Maria bella, ciao! Ciao, un bel saluto, complimenti, grazie per questo intervento alla nostra Rita, devo ringraziarla per avermi richiesto questa canzone, io l'avrei fatta ascoltare anche domani, anzi la farò ascoltare domani perché in occasione della festa della mamma faremo ascoltare questa canzone e altre, anzi vedo un po' se riesco a trovare una trasmissione che facemmo in occasione della festa della mamma di Radio Show, che io, tu, il barone, Raffaele e Franco l'Americano abbiamo fatto proprio un medley dedicato alla mamma, non so se ti ricordi caro Raffaele. Sì. Cercheremo di trovare proprio questo medley, vedremo un po' dopo se riusciamo a trovarlo, va bene? Nel frattempo io noto con piacere che molte persone si stanno collegando e devo salutare queste persone che si sono collegate. Oltre alla pagina Facebook siamo anche su Instagram e tra un po' avremo anche la trasmissione sul canale YouTube. Vi ricordo, basta andare su YouTube Vittorio Cassinesi, mettere mi piace, iscrivetevi, mettete la campanella, la spunta, così quando io vado in diretta o qualsiasi momento io inserisco un video, vi avvisa, fa praticamente una sorta di invito a voler guardare. Allora, visto che abbiamo, come dire, iniziato dedicando alla mamma e visto che ho ricordato che oggi è sabato e c'è anche il mio caro amico Mario Minerva, io sono andato a prendere la mozzarella di bufala proprio dalla pizzeria del Grottino. E allora, visto che ci sono andato ieri, io vi voglio far vedere come ci siamo incontrati io, il mio caro amico Mario e la nostra cara Anna Maria, che adesso vi farò salutare da questo nostro momento. Eccolo qua, vai. Vogliamo dire che la mozzarella di bufala che il nostro amico Mario Minerva della Grottino è la migliore? Lo vogliamo dire? Sì. Com'è? Forza Caputo. Ovviamente noi facciamo riferimento alla pizzeria del Grottino in piazza Domenico Sarto. Settimana prossima ritorniamo nei caseifici di Santa Maria la Fossa per dare un'altra controllata. Dove c'è Luigi? E dove c'è Leonardo? No, forse vado dall'altro caseificio perché... A chi troviamo? Là sta Pasquale. Pasquale, salutiamo Pasquale. Salutiamo a tutti gli amici dei caseifici. Ciao Pasquale. Ehi, da Trani, dal Grottino. Addio la mozzarella, che dalla vostra, la mozzarella del Grottino, quella di bufala. Ti sta sempre vicino. Sempre vicino, il gusto, è sopraffino. Hai da vedere come si mangia. Hai visto il Canuo? Allora, buonissimo. C'è il Canuo. Questa è una pasticceria vera napoletana? Bravo, top.
Salutiamo Anna Maria che sta sempre dietro. Ciao, le Anna quinte. Maria. Dietro le quinte. Si nasconde. No, ma è dietro le quinte, ma lei è una ma di quelle. Ma perché ti nascondi? No, stai tranquillo. Se venite dalla pizzeria del Grottino, troverete ovviamente Anna Maria al banco e il nostro Mario Minerva. Hai spiegato agli amici che ci stiamo trasferendo di fronte alla scuola d'Annunzio, qua dietro qua, per l'appartamento locale? Piazza, no, quella è via Carrettieri. No. E via Pedaggio Santa Chiara. Ah, via Pedaggio Santa Chiara. Ah, no, stai proprio là, chi di fronte alla scuola d'Annunzio, okay. Dossa Adriano Grus, Campernablo Fiù. Benissimo, allora ci troveremo lì in questo posto. Magari faremo una bella rimpatriata. Certo. Vi aspettiamo. Una bella festa, se ce lo permetto. Avremo tempo per fare queste cose. Ma nel frattempo, pizzeria Grottino, BBC. Grazie al Mario, Pizzeria Grottina. A proposito, io invito le persone che sono in cerca di lavoro, se sono muniti di auto oppure di motociclo, bicicletta o qualsiasi altro mezzo di locomozione, senza gli sci, come ho detto ieri, comunque potete rivolgervi tranquillamente da Mario a Minerva presso la pizzeria del Grottino, perché cerca per il servizio di domicilio qualcuno che possa consegnare le pizze a casa. Quindi eventualmente mettetevi in contatto, questo è il numero, anzi ve lo lancio nel commento, e al massimo potete anche presentarvi per poter avere maggiori informazioni. Ovviamente il compenso è garantito e non preoccupatevi, insomma. Allora, vediamo un po' che altro messaggio è arrivato. Buonasera Mario, buon lavoro soprattutto alla pizzeria del Grottino. Mi raccomando, se dovete prenotare il tavolo, visto che la prossima settimana si potrà anche, diciamo, gustare una buona pizza, prenotatevi anche il tavolo, perché no? Pizzeria Grottino, l'abbiamo ricordato, Piazza Domenico Sarro, per il momento al numero 17, ben presto si amplierà in via Pedaggio Santa Chiara, giusto per ricordarvi, di fronte alla scuola Gabriele D'Annunzio, proprio nei pressi della chiesa di Santa Chiara, dove in pratica c'è quel largo grandissimo dove stava Adriano Cavannavolo Fiore una volta. Sì, Adriano, ricorda Adriano, tifoso tranese. Va bene, allora, bellissima parola a pronunciare, mamma, suono molto dolce, mamma. Ma voi ci avete fatto caso che dovete fare due volte così, toccarvi le labbra, mamma, cioè toccare le labbra due volte, non è mai in nessun'altra parola c'è questo gesto. Provate a dire qualsiasi parola e toccarvi due volte le labbra, non è possibile, per dire la stessa lettera, mamma. Vi baciate due volte le labbra, questa è la parola più bella. Allora, tornando al discorso di prima, fammi salutare l'amico che non so come cacchio si chiama, SBSE. Caro Vittorio, puoi fare gli auguri al mio amico, anzi al tuo Checco? Sì, certamente, Checco, lo saluto senz'altro. Allora, Raffaele, adesso, dimmi, adesso indovinello cosa facciamo. Dobbiamo fare gli auguri. Dobbiamo fare gli auguri di compleanno. Gli auguri? Sì, facciamo adesso. Dobbiamo fare gli auguri di compleanno. A proposito, chi sta vedendo Rita Caffarelle? Rita Caffarella, sì, fa il figlio compleanno. Mi sta vedendo? Sì, sta vedendo Rita, sì, sta aspettando che tu gli fai gli auguri a suo figlio Gabriele. Auguri a tuo figlio Gabriele, però c'è una cosa. Che c'è? Rita? Rita, sta ascoltando. C'è Deco? Vedi? Mi piace? Ma quella interista, c'è dai, batti, mandasi scena là, cambia! Cambia, che cosa? Capite, perso quella volta, avete perso pure campionato. Cambia. Ma batti, vesci un cogur, che vedi? Rita, lascialo fare così, gli voglio bene lo stesso, tu lo sai. Sono ormai più di 40 anni che lo conosco, siamo insieme, siamo una coppia di fatto ormai. Vittò, prima che me ne dimentico, sì? Mi ha fatto una chiamata, sì? Un caro amico. Chi è? Nicola Petrilli. Ciao Nicola Petrilli, facciamo un saluto a Nicola Petrilli, va bene? A proposito di saluti, sì. Io prima di tutto voglio salutare... Aspetta un attimo, che Mario mi ha mandato una bella foto. Eccola qua, facciamola vedere perché è importante far vedere la foto. Mario...
Minerva mi ha mandato questa foto dove dice che prenota il tuo panzerotto prossimamente in via pedaggio Santa Chiara. Ecco, lo facciamo vedere perché magari qualcuno può essere sfuggito pochi minuti fa quando parlavamo della pizzeria il grottino, e quindi lo mettiamo a schermo intero. Eccolo qua, va bene così, eh? Il Grottino, servizio a domicilio XXL, panzerottificio, pizzeria, prenota il tuo panzerotto al 338-588-8176 oppure 0883-19-18255. Prossimamente in ampliamento via pedaggio Santa Chiara 144 a Trani. Mi raccomando, anche perché lì poi faremo delle serate, karaoke, non ti preoccupare, se Dio vorrà e se le cose si aggiustano, magari si aggiustano presto e possibilmente il prima possibile, voglio iniziare con una bella serata alla grande proprio, voglio iniziare proprio alla grande. Vabbè, comunque, a parte questo, sono pronto, visto che ci sono, visto che dicevo prima un saluto a quegli amici. Ecco, gli auguri che abbiamo fatto a Gabriele, però nel frattempo, fammi vedere che cosa ho combinato, sto qua, ah, eccolo qua, l'avevo perso, un saluto a Crispino Mazzone, animazione da Crispy, che questa mattina mi ha mandato un messaggio di un amico che sta a Milano, che poi è tranese tra l'altro, aspetta, vediamo se lo becco adesso, vediamo, eccolo qua, Crispino Mazzone, lo faccio vedere, eccolo qua. Questo è l'amico che ha incontrato questa mattina vicino alla stazione, ecco qua, eccolo qui l'amico Crispino che ha incontrato alla stazione. Questo è l'audio che mi ha fatto ascoltare, eccolo qua, guardate. Questa è l'animazione mentre stava facendo stamattina, eccolo qua. Guardate il video. Crispino Mazzone di Trani, vive a Milano, fa animazione, vive di animazione, di spettacolo come noi. E quindi in questo momento si sta riprendendo un po'. Guardate che cosa sta combinando con i bambini. È un animatore straordinario, mago clown, fa uscire l'acqua dall'altra persona. Va bene, bravo Crispino, complimenti per questa tua performance. Il saluto che devo fare, ascoltare questo da Crispino. Aspetta che metto la foto, eccola qua. Vai. Bene, sì, siamo in stazione centrale di Milano. Abbiamo incontrato un tranese di nome Bovio Crispino che vuole salutare tutti i radiospettatori di Radio Show. Saluta qua, Crispino. Ciao a tutti. Vabbè, ciao, tranese perché non è un problema, ho 50 anni che la do. Però il mese prossimo però a Trani. Saluta Vittorio Cassinesi. Ciao Vittorio Cassinesi. Grazie. Radio Show. Radio Show. La Milano. Radio per l'allegria. Adamo dai. Grazie Bovio. Crispino, un saluto al nostro amico Crispino. Un saluto anche al nostro amico Bovio Crispino che poi verrà a trovarci anche a Trani. E a proposito, verrà a trovarci anche a Trani. Questa mattina il nostro amico Enzo Labirinto ci ha detto che verrà entro il 15. Ci verrà a trovare a Trani, caro il mio amico Raffaele. Lo sai? 15 giugno. Bene. 15 giugno. Bene, sono contento. Ah, senti, saluta Raffaele. Saluta questo qui. Si chiama Franco Caputo. Ti sta guardando su Instagram. Saluta. Ciao Franco. Saluta Bacolin. Dai, Bacolin, saluta Franco Caputo. Ciao Franco Caputo. Su Instagram. Saluta Bassort. Salut Maninetta. Ciao Franco, buon lavoro. Se vai su pagina Facebook DJ Vittorio Cassinesi vedrai la trasmissione in diretta. Questo è il backstage di Instagram di Vittorio Cassinesi. Va bene, allora dicevo, visto che abbiamo fatto un po' di saluti, adesso passiamo agli auguri. Raffaele, dai, sei pronto con la sigletta? Sì. Vai con la sigletta per gli auguri. 3, 2, 1, vai. Lady San Giacomo Vittorio Castinesi, sì, presenta, sì, Radio Show, sì, condotto da Raffaele con la partecipazione del barone di Ragione. Me. In arte Nicola 78, bravo, il mitico. Mentre adesso ecco a voi gli auguri. Ah, che bello! Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Bello, bello. Tanti auguri
a tutti, giorni lieti a te. Oggi sono tante le persone che festeggiano il compleanno, lo sai? Raffaele, sono tante le persone che festeggiano il compleanno. Allora faccio tanti auguri a Mina, Mina detta Giacomina o Minichina, non lo so. Mina Losito, tanti auguri. Salutiamo Maria Rosaria De Simone, la nostra insegnante di musica, Giada Reibaldi, Cristian Gargiuolo, Alessandro Botta, Michele Bucci, Enzo Covelli di Milan Fu. Barone, fai gli auguri a Enzo Covelli, un figlio di Boni. Enzo Covelli, tanti auguri. Tanti auguri. Ok, buon compleanno. Claudio Scaringi, Lucrezia Di Bella, Nicolò Altizio, Rosa Malatrizio, Bucci Roberto, Roberto Angarano, Damiano Scoccimarro, Valeria Viglione. Auguri a Gabriele Lisco. Gabriel, ieri invece non abbiamo fatto la trasmissione, li facciamo oggi gli auguri. Ho detto collegatevi nella mia trasmissione, li faccio oggi. Ossia, grazie De Lucia, Domenico Caffarella e poi ancora Gaetano Romanelli, Federica Roselli, Simona Cuomo, Angela Laurora, Nicola Coccobagli, Giuseppe Presta. Mentre a questi auguri, signore e signori, scusatemi se poco, ma devo fare gli auguri ad una persona che io tengo moltissimo, anche perché lui è stato il mio mentore, il mio insegnante, il mio direttore, il presidente, insomma, il dottor giornalista, già direttore della biblioteca di Giovanni Bovio di Trani, Mario Schiralli. Caro Mario Schiralli, tanti auguri di buon compleanno e da parte mia non solo, ma anche da parte del barone Nicola 78. Auguri signor Schiralli! Buon compleanno! Compleanno a lei e alla famiglia! Auguri Mario Schiralli, auguri da Raffaele, auguri da parte di tutti quanti noi. In una foto che mi vedete raffigurato con il grande maestro, è qui accanto a me, che è ancora stimatissimo uomo illustre, nobiluomo, grande ufficiale, insomma tutti i titoli glieli dobbiamo dare. Di serie A! È di serie A, mi sono dimenticato di scrivere di serie A perché mio padre ci tiene tantissimo. Comunque questi auguri ti giungano dal mio profondo cuore perché veramente vorrei veramente tanto fare gli auguri. Bene, auguri, buon compleanno Mario Schiralli, auguri veramente da parte anche non solo da parte mia, ma ci sono tantissimi gli auguri. Vedo anche Eugenio Panaro, Francesco Pansitta, Franco Caputo, Raffaele ha fatto anche gli auguri, Domenico Nenna, insomma molti amici si sono prodigati nel fare tanti auguri al nostro direttore Mario Schiralli. Bene, 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 Raffaele, e adesso siamo pronti per andare con la musica? Sì. Ah, Raffaele, visto che ci siamo, visto che abbiamo anche le persone che sono collegate su Instagram, fai un saluto a tutti gli amici che sono su Instagram. Aspetta, aspetta, facciamo una, ecco, una ripresa. Vai, Raffaele, saluta gli amici di Instagram. Un saluto a tutti gli amici di Instagram. Instagram. Va bene, se lo dici mio padre dice meglio. Barone, Instagram. A me, tu dici meglio. Instagram. Va bene, dai, va bene, non ti frega il posto, non ti preoccupare, stai tranquillo. Buon compleanno comunque ancora una volta a quelle persone che oggi festeggiano il compleanno. E adesso, visto che ci siamo, certamente mettiamo un po' di musica, mettiamo qualcosa di adatto. Senti, io adesso ti devo fare gioire perché so che ti piacerà tantissimo un pezzo suonato con la fisarmonica. So che a te piace tantissimo la fisarmonica, e questa versione che adesso andremo ad ascoltare è suonata dal grande Mimmo Amarelli, che è un tuo carissimo, diciamo, amico della musica, e lo ascoltiamo in una versione della Lambada. Penso un po', questa versione Lambada, avremo anche un bel video che io ti farò ascoltare, e pezzo che merita veramente il vostro ascolto. Buon ascolto, vai, musica, senti un po'. E tu balla, mi raccomando. Alla console Vittorio Cassinesi, alla cubo Rafael Dos Camposantos, alla fisarmonica Mimmo Mirabelli.
E la e viva chi balla e chi non balla pure. Saluto Rosa Mastro Totaro, la signora Rosa Corredi. Rosa, mandami la poesia della mamma che la mettiamo in onda domenica, domani. Salutiamo Gianluca Di Leo. Vittorio, buonasera in Barafaiail. Saluta Raffaele, Gianluca. Bene, saluta Gianluca, vai. Ciao Gianluca. Raffaele, mi dispiace per te, ma Rita Caffarella è interista nel sangue e non può cambiare squadra. Mi dispiace per te. A me non mi frega niente. Va però bene, a te... Rita. Va bene, Rita, hai visto che bravo ragazzo? Senti che bella fisarmonica, senti. Mettiti a ballare, mettiti a ballare. Franco Caputo, di che squadra è Franco Caputo? Raffaele, lo sai di che squadra è? Mi pare che pure lui è juventino. Ma non mi ricordo. Lambada! Oila, oila! Ciao amici, ciao. Quasi nessuno è a conoscenza del fatto che La Lambada, canzone lanciata nel 1989 dal gruppo francese Kaoma, non è una canzone originale, esatto, bensì un adattamento di una canzone dal titolo Llorando si fue, scritta dal gruppo boliviano Los Charcas, non so se si dice così. Sì, sì. Questo gruppo boliviano scrisse questa canzone nel 1981 e nel 1989 il gruppo Kaoma fece un adattamento non autorizzato a quanto pare in portoghese con questi ritmi brasiliani molto belli, fece un adattamento della canzone Llorando si fue e diventò La Lambada. Dato il fatto che il gruppo francese che ha lanciato La Lambada fu chiamato in causa dal gruppo boliviano Los Charcas e appunto il gruppo boliviano vinse la causa e quindi a quanto pare i Kaoma risarcirono poi il gruppo boliviano. Ma sta di fatto che la canzone Lambada, grazie ai Kaoma, diventò un tormentone in tutto il mondo, ma è morale della favola è una cover della canzone Llorando si fue, che la trovate anche su YouTube. Bene, grazie al nostro Mimmo Mirabelli per la sua straordinaria
precisazione, perché mi sembra giusto precisare il diritto d'autore, è importante, perché quando c'è il diritto d'autore bisogna essere tutelati, e questo è quello che normalmente deve fare chi lavora in questo settore. Allora, vediamo un po' i messaggi. Grande Mario Schiralli, Milan l'anno prossimo in Serie B. Raffaele, sentuto? Accoglilo pomodoro. Per la corrente, accoglilo pomodoro. C'è successo. Vabbè, tanto mo ti richiamo, non ti preoccupare. Mo ti richiamo io, non ti preoccupare. Stai tranquillo, stai tranquillo. Raffaele è proprio una... Accoglilo pomodoro, di Raffaele. Mo ti richiamo, mo ti richiamo. Mannaggia a noi, mannaggia. Ma ce l'avete tutti con i milanisti o con Raffaele? Raffaele non è un, non è una persona cattiva, anzi è una bravissima persona. Io lo straordinario, lo stimo, No, ti sto difendendo, Raffaele, non ti preoccupare, ti sto difendendo. Ho detto che non sei una cattiva persona, sei una brava persona ed è stimato, è simpatico e viene apprezzato per la sua genuinità. Sai che cos'è la tua genuinità? Sei genuino tu? Sei genuino? Sei genuino. Che mi vogliono bene tutti? Certo. Ah. Meno una. Ah, sei di un meno uno. Chi è, Baron? Chi è? Scusa. Aspetta, ma mamma da spieghi, c'è meno uno? Scusa, Baron. Barone? Meno che... uno. No, spiega, spiega, che è successo? Come meno uno? Merilò si chiama. Meno Merilò. Ha detto meno Merilò. No, 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 madò. Ascolti, Vittorio, a proposito di questa signora. Sì? O Merilò si chiama. O Maria. O Maria. Io personalmente. Sì? Lo voglio dedicare un bellissimo brano. Ah! So che gli piace. E mo ci siamo da un fetta in alto. Va bene, di. Che cosa vuoi dedicare? Allora, brano si... Ecco, vediamo. Il brano. Sì. Il brano, sì. Si chiama Katia. Katia, troviamo il disco di Katia, va bene. E vediamo c'è canzoni, mo voglio proprio vedere. Vediamo la canzone Katia. Ecco, chi la canta? Claudio Donati, bellissimo. Claudio Donati. A voi sta attraverso tu reperto archeologico. Ma che l'ascolto. Sì, giustamente, devo dire. So che lui ha delle sue... Claudio Donati con Katia. Mi sa che c'è. Eccolo. Katia. Qua. Mettiamo il disco. Eccolo qua. Katia. Canzone degli anni 70, poi tra l'altro, Canzone degli anni 70, sì. Molto bello, deve essere un pezzo fortissimo per te, Lo ascoltiamo? Sì! Ascoltiamo. Sentiamo allora. Di che si tratta, Questa? Sì. La dedichiamo! Questa, Hai capito, non so, non sembra, ma ogni tanto la azzecca, bravo! Guardate la copertina che è bella! Amore. Senti. Non è una cosa per fare l'amore. Cerca di non dormire. No. Stasera. Ciao Alex, Nicolo. Ti voglio parlare. E ci sono scenette di Mario Merlo. Ti voglio dire una cosa che non ti ho detto mai. Ah, questo è Shetem. In tutti questi anni che siamo stati insieme. No, non è Shetem. Shetem. No. No, non è una scusa per fare l'amore. No. Non è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera. Quando ti addormenti, io mi sento solo. Razza, che c'è canzoni, scusa, dove sta la canzone? No, parla solo, amore. No, è una stufa d'amore. È una storia. Raffaele, Domenico Nella dice, perché non gli mandi fiori e un gioiello?
Un gioiello. Chi? Alla Berilù, scusami. Comincio a girare. Visto che c'è un'amicizia, c'è una bella amicizia con la persona. Vedi un po'. Visto che è stato il suo compleanno. Domani alla festa Della mamma. Scusami, mi ricordo della signora. Che hai detto? Mi ricordo della signora. Ma tu mi devi dire, perché non gli mandi un po' di fiori, un gioiello? Molte può controllare un po' la signora. Che cos'è? Signora Mary Maria. Nome e cognome. Cioè, un altro nome passo. Oh, ma buona. È Raffaele, è vecchio Marpione. Vabbè, la scagellava sta canzone, perché giustamente sembrava qualcosa di... Però poi alla fine abbiamo dato... Vabbè, Luigi Fiore. Ah, tragedia sventata. Ciao lui, Trappato. Salutiamo il nostro Luigi Trappatone. Saluta Luigi Trappatone. Uè, ma Trappatone. Saluta Trappatone. Collegato a Lea Procacci su Instagram. Andate sulla pagina Facebook DJ Vittorio Cassinesi, troverete la diretta in tempo reale, vedrete quello che sta accadendo in questo momento. Su Instagram c'è il backstage, cioè vedrete solo l'immagine fissa. Vabbè, comunque adesso, Raffaele, mettiamo un po' di musica perché è giusto che sia così. Questa ti piacerà di più di quella di prima. Vuoi vedere? Vuoi scommettere? Guarda, ascoltiamo, Ascoltiamo perché questa versione che ti sto per far ascoltare è un pezzo fantastico. Segni un po', e come faccio, Senti? Non è Torino. Ci sono tre strumenti. È uno che canta. Arriva un quarto. C'è da trompetta. Altro che wombo.ai. Qua stiamo a fare wombo.italia. Oggi ritmo, oggi vi voglio ritmati. Enzo Laberinto ha detto che questo brano non mi farà dormire. Si riferisce al brano che hai messo tu con Claudio Donati. Vabbè. A coglo pomodoro da c'è il tuo divano. Questo l'ha detto Domenico Nenna, Hai Freedom Beat, Raffaele, Freedom Beat, Baro. Dai, Smith, dai, tu. Freedom Beat. C'è anche il clarinetto, 5 strumenti. Vai. Allora, esce, dai. Spettacolo. Oggi spettacolo. Ritombai, ecco qua. Questa è una cosa rumena, è una polca rumena che è stata rifatta da Daniele Vitale in una, diciamo, riedizione, cioè si è sovrapposto con diversi strumenti prendendo solamente quello che suona il bonghetto. Non so se l'avete visto, ecco, ve lo faccio rivedere magari per darvi un'idea.
di quella che era l'immagine, eccola qua. Lui è sempre Daniele Vitale, quello che suona il sax, che suona la fisarmonica, il trombone, cioè il sax tenore, è sempre lui, il clarinetto è sempre Daniele Vitale, quello vestito in bianco. Quello a destra, che vedete che suona il bonghetti qua, è uno che è stato sovrapposto, come potete notare, sull'immagine e fa solamente questa aritombai, aritombai, senti un po'. Hai capito? C'è giusto per farvi capire di come è stato montato questo video. Comunque, una versione di Ivan Polka, un remix di Daniele Vitale. Va bene, Raffaele, adesso è il momento di entrare in scena con la pagina Trani, dialetto tranese. Andiamo a vedere che che cosa c'è nella pagina Trani, dialetto tranese. Ovviamente cercheremo... Andiamo. Di snocciolare un po' le cose da fare e vediamo un po', dai, andiamo a vedere, dai, andiamo a dare un'occhiata a questa pagina, vediamo che cosa dice oggi in occasione di questo sabato, 8 di maggio. Ricordo che la pagina Trani di Arezzo Tranese è la pagina amministrata da Domenico Nenna, che vedete qui con noi collegato. Allora, ieri era 7 e dice: tutto lo producchio tenono la TAS, anche gli incompetenti vogliono dire la loro. Bene, oggi invece andiamo a vedere l'8 di questo mese, faccio vedere cosa dice il nostro 8 sabato. A come vuota, a come la gerie, sembra giorno tu. Paracanasci, suffetto. Barone, sei qualcosa? Ne sai qualcosa di questo fatto qua? Ne ho passate tante. Ne ha passate assai il barone. Ne sa di ogni. Va bene, Vincenzo di Micco dice: qualche volta la ragione dello Fias. Giustamente, ragione. Esatto, esatto. Bene, bene. E qualcuno dice: io la do sempre a loro. E Domenico dice: anch'io. Bene, è dato la ragione. Se non fia, stendo la fe. Non l'avesse ragione, ce la mafia. Poi abbiamo la poesia di Nerone, che abbiamo anche un video, che eccolo qua. Il pensiero di Nerone. Domani avremo una poesia dedicata alla mamma, che vi farò ascoltare dalla viva voce del nostro Nunzio Corrado, bellissima, veramente bella. Bibook Italia, ciao Deborah Di Cugno, buonasera, sta ascoltando la nostra trasmissione in diretta Instagram anche Deborah Di Cugno, un saluto a Deborah Di Cugno. Andate sulla pagina Bibook Italia su YouTube, ovviamente, dove troverete dei video straordinari, bellissimi. Anzi, faccio una cosa, vi do il link Bibook Italia. Così, ecco qua, vediamo un po' se riesco. Sta su YouTube e su Instagram. Salutiamo anche Crix10 che sta guardando la diretta in questo momento. Vediamo un po' Bibook Italia se riesco a trovare. Dov'è? Faccio prima a trovare Deborah Di Cugno, forse magari la trovo su Instagram o su. Vediamo. Bad Talent trovo. Vabbè, Bad Talent ha partecipato con canzoni straordinarie. Vabbè, allora a sto punto, scusami Deborah, devo far ascoltare la canzone di Deborah Di Cugno. Scusatemi, ma io devo far ascoltare la canzone di Deborah Di Cugno, bellissima voce. Vediamo se per voi, eccola qua. Ascoltate la voce di bella voce. Cercando primavera di piove, nido d'amore di felicità. Questa ragazza è di Trani, eh? Che voce, ragazzi, bellissimo. Thank you.
Complimenti, Deborah Di Cugno, complimenti. Questa è sotto la cassa armonica in Villa Comunale a Trani. Canta Non ti scordar di me. Brava, 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 complimenti per la voce straordinaria. Mi fa notare il nostro amico Domenico Nenna, e ricordavo, anche perché avevo fatto un articolo qualche tempo addietro, che ha cantato nel coro del Vaticano a Roma, per il Papa, quindi quale grande onore per la nostra Deborah Di Cugno. C'è stato più di questa bellissima Non ti scordare di me che abbiamo voluto far ascoltare. Visto che comunque è collegata, beh, su Instagram, gli faccio un forte abbraccio, un saluto, un bacio, e voglio salutare anche la tua sorellina e il tuo fratellino e il tuo papà e la tua mamma, che sono dei miei cari amici, il nostro caro Onofrio e il signora Di Cugno. Un bacio, riportami i tuoi saluti e i miei saluti ai tuoi genitori, mi raccomando. Quando vedi Onofrio, papà e la mamma, e Pio, che dice Pio? Pio, guarda, è strepitoso. Se vi faccio sentire la livella come la recita Pio, è fantastico. La devo cercare perché ce l'ho tra le mie registrazioni. Vediamo un po' se riesco a trovarla. Dai, faccio la cosa così, estemporanea. Tanto abbiamo tempo e quindi alla fine ci dedichiamo anche a fare cose che magari potremmo anche mai aver fatto. Vediamo se riesco a trovare. Io livella, io ricordo di averla registrata in una trasmissione diverso tempo fa, però ricordo che domani avremo la puntata dedicata alla mamma, quindi faremo ascoltare delle poesie dedicate alla mamma. Io invito l'amica Rosa Mastrototaro, che mi ha detto che ha fatto qualcosa per la mamma, ma anche Domenico Nenna, se ha fatto una poesia per la mamma. Mi farebbe piacere fare anche un omaggio alla mamma, anche da parte tua, caro Domenico. E poi invito anche tutti gli altri, se hanno fatto una poesia per la mamma, di mandarmene e magari di scriverle tramite Messenger o tramite WhatsApp. Il mio numero è questo, 347-6215614. Ecco, io ve l'ho scritto nel commento, così eventualmente, se qualcuno di voi mi vuole mandare un video, una canzone, una poesia, una dedica, un augurio, un messaggio, un video messaggio, perché no? Che sia simpatico a noi di Radio Show, ci farebbe piacere. Anche perché, insomma, così aumentiamo il numero di persone che vogliono seguire. Allora, vediamo se la mia ricerca ha funzionato. Non vedo la ricerca, però giustamente credo che comunque qualcosa uscirà fuori, Io mi ricordo di aver fatto anche una volta una registrazione della livella, e credo che sia su YouTube, se non sbaglio. Vediamo un po'. Io l'ho recitata una volta la livella di Totò, però giustamente non ricordo in quale occasione. Mi pare in occasione del 2 novembre. Il 2 novembre, sì, infatti era per quello. Vabbè, comunque non pretendo tanto, vabbè. A livella, vediamo un po' se con questo criterio di ricerca. Mi esce Totò, soprattutto Totò, al primo è Totò. Va bene. Lasciamo perdere, dai, poi eventualmente ne parliamo in un altro momento. Siamo con Raffaele, vero Raffaele? Sei ancora vivo? Sì. Hai preparato qualche altro dischetto per caso? Qualche altro dischetto? Beh. Vediamo. Lo voglio dedicare a chi? Al barone Girasole. Quella barone, preparati, tutto per te. Che cosa vediamo? Dai, vediamo di che stiamo parlando. Il cantante, il nuovo mondo, Guaglione. Il nuovo mondo, Guaglione, va bene. Vediamo un po'. Disco qual è?
Ah, pezzo del 1981 che è stato rifatto, ovviamente grande esecuzione di Fanciulli e Nisa. Vediamo un po' di ascoltarlo, magari vediamo in che versione è, versione discoteca, che versione è? Che versione è? Sentiamo, sentiamo. No, è buono, ma... Sentiamo. Per il barone da Raffaele a dedicare questa canzone. Sentiamo, vediamo. Stai sempre a puntata a Ehi, fai vedere il disco, fai vedere il disco. Ehi, mi fai vedere dentro il 45 giri. Curro braccia a tua mamma. Vedi che anno era, che anno era. Ehi, tu conosci Peppa da, ancora così giovane. Tu sei quagliona, tante vite, cava, ma giocava pallone. Ma giocava pallone. Con un distillatra, battere un mafarino. Corre a braccia tu mamma. Guaglio, guaglio. Guaglio, guaglio. Il tutta verità. Guaglio, guaglio. Cava, mamma, da poco. Te pizza non te li sciasti mustachil non fa per te non so per te chi so che bella e mi ci arriva la pazzia che voglio uccella non t'abili c'è tempo e lì per te guaia con rabbraccia tu mamma vuoi voglio, vuoi voglio. Uè voglio, uè voglio. Dillo tutta verità. Uè voglio, uè voglio. La mamma te può capire. Eeeh. E passa, passa, tutta tutta. Ma così guaglione. Barone, questo è per te. Ancora troppo giovane. Tu sei guaglione. Non capo, ma io capo allora. E non conosce femmina, uè voglio, uè voglio una. Ya desidera basa, uè voglio, non vo scemo piccere, uè voglio, uè voglio. Senti Raffaele, adesso mi vuoi fare una dedica, insomma, personale? Mi vuoi dedicare qualcosa? Non puoi dedicare solo al barone. E io che ci sto a fare? Hai pensato anche a me? Sì. Ah, pensa, meno male. Matto, meno male che hai pensato. Matto, ma tu? Questo è dedicato a te. Enzo, aspetta che arriva il tuo momento, dimmi. Io che sono? Il DJ. Sì, sì, io faccio il DJ, ormai nasco DJ, vivo DJ e sarò DJ per sempre. Dimmi. Ma no, tu che stai in discoteca, in una sala, sì, 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 sto facendo un matrimonio, sì. Sì, e allora? Ti dico, io sto guardando le macchine fuori. Beh, allora. Ah, c'è un casino di macchine. Beh. Mi puoi spostare la macchina per piacere, Che cos'è, un diesel? Sì, sì, è macchina tua. Francesco, vai Francesco! Ehi, Francesco! It's okay. C'è da spostare la macchina! Okay. Come un fat? C'è da spostare la macchina! Davvero? Sì, c'è da spostare la macchina! Pago io! It's okay. È un diesel!
È un diss. È un diss. È un diss. È spostato la macchina. Spostate la macchina, non tenete la macchina sempre lì. Che stanno i vigili, che stanno i vigili a fare. La macchina là devi metterla qua. È un diesel. È un diesel, Raffaele, è un diesel. Ma quando la macchina è un diesel, c'è mafè, la mafè te. Cioè, ci volti ma metti in moto. La devi spostare, devi Senti, spostare per forza. Raffaele, ti faccio una domanda a trabocchetto. Adesso è trabocchetto, quindi mi attenzione, attenzione come risponderai, Secondo te la macchina diesel, va uguale come carburante, quella a benzina o quella a gasolio? È uguale, la macchina diesel è uguale quella a gasolio o quella a benzina? Ecco, correggo la domanda. A benzina. A benzina. Secondo te il diesel è uguale a quella a benzina, giusto? A benzina. Bene. Ma tu lo sai che non è così? Perché il diesel è un carburante, la benzina è un altro tipo di carburante. Il carburante è colui che insomma che noi mettiamo dentro la macchina. Ci sono le auto che vanno a benzina e ci sono le auto che vanno a diesel. Va bene? Il motore è diesel, ma il carburante non si chiama diesel, è gasolio. È gasolio. Gasolio. Oppure nafta. Hai capito? Nafta. La nafta. La nafta. Vabbè. La nafta. Vabbè, vabbè. Poi te lo spiego, dai. Poi te lo spiego. Ciao Enza di Nervia. Stiamo facendo una trasmissione su Facebook e in diretta Instagram, c'è il backstage. Allora, niente, dicevo, ricordi il motivo, per quale motivo si dice che qualcuno, anzi una volta c'era il detto "Am ditla messo cats", lo sai perché? Marilu si sta facendo un sacco di risate. Raffaele, te la bicicletta. È vero, come a bicicletta, vi a spindere. Sì, a bicicletta. Allora, invito a tutti quelli che stanno guardando la diretta, magari quelli che guarderanno, quelli che condivideranno, scrivetelo nel commento se sapete perché Sedeich Amditla Messo Cats. Dai. È un modo di dire, Da dove viene questo modo di dire? Vediamo un po' se Raffaele è così... si ricorda, ma tu non zitra, vabbè, lo spiego, tu sei tranese per modo di dire, tu sei amendo alla frastia, sei tranese per essere amanti ai forestieri. Dicevo, il fatto di diciamo il modo di dire l'ha messo cats deriva dal fatto che una volta realmente un parroco doveva dire la messa, va bene, e aveva la sua auto. Questa auto la parcheggiò, perché non arrivò in tempo, era tardi, davanti a un divieto di sosta. Allora che i vigili, come oggi esistevano, a Trani, fece la multa a questa auto, non sapendo che era la macchina del prete, che aveva detto messa e poi sarebbe dovuto andare via. Allora, mentre stava uscendo il parroco, non faccio nomi perché so chi è pure, non faccio nomi e dico... Quando è uscita dalla messa, no? Che aveva finito di dire messa, si vede l'auto con la multa sul lunotto, diciamo, dell'auto, no? E quando una persona uscendo lo salutò, disse: "Don, ben come siamo?" Bene, bene. E allora c'è successo di andare a dire la messa, cioè in pratica quello che aveva fatto di offerte le ha dovute rimettere in circolo per pagare la multa. Però giustamente il vigile ha fatto il suo dovere, è il parroco che ha sbagliato, che ha parcheggiato in modo piratesco
l'auto in un posto dove non avrebbe dovuto parcheggiare. Molto spesso noi ci arrabbiamo col vigile, perché giustamente adesso faccio riferimento a questa ricorrenza importante, ecco, vado a salutare i miei amici della polizia municipale locale, perché l'altro ieri hanno festeggiato 150 anni della loro associazione e di fondazione del corpo di vigili urbani, e quindi ho dovuto, diciamo, trovare un aneddoto del vigile urbano. 1871-2021, 150 anni che la polizia locale guarda e sorveglia e ci mette, diciamo, è sempre presente sul territorio tranese. Se andate sul profilo YouTube di Trani News o sulla pagina di YouTube, troverete proprio il commento che abbiamo fatto, l'intervista, insomma tutte quelle cose. Le abbiamo fatte già l'altro ieri, se non sbaglio giovedì abbiamo mandato in onda nella trasmissione di Radio Show di giovedì questa celebrazione, questa cerimonia, e quindi volevo fare un saluto a tutti. Saluto ovviamente quelli che fanno questo lavoro e soprattutto quelli che sono al servizio del cittadino. Allora, sapevi questo fatto? Tu lo sapevi, Raffaele? Sì. No, te l'ho detto adesso. Sì. Il fatto della messa. La messa, sapevi? Che a lui aveva preso i soldi delle offerte, poi giustamente, quando disse, bello, mom di fame so cazzo, che praticamente i soldi che aveva preso di offerte li doveva pagare. Ma non lo sapevi? No, che dici sì. Lo sapevi o non lo sapevi? Non lo sapevi. No. Va bene, è il momento di presentare, Barone, il nostro Enzo Labirinto, che ci canterà un medley di grandi successi, prima di salutarci e dare appuntamento a domani, che avremo una puntata speciale dedicata alla mamma. Vediamo se nel frattempo ho trovato Pio che ci recitò la livella. Niente da fare, che peccato però. Vediamo un po' se riesco a trovare solo Pio. Se riesco a trovare solo Pio prima di Pio sveglia domenica. Sì, l'ho trovata. No, voglio ascoltarla. Ti voglio far sentire una registrazione di qualche anno fa che ho fatto nella sveglia di Radio Canale 93 qualche anno fa, e ho intervistato a telefono l'amico Pio Di Cugno. Eccolo qua. Vediamo un po' se riesco a sentire se è questa prima. Barone, un attimo di pazienza. Sentiamo prima se è questa. Vediamo un po'. Che per ricordarvi che se volete... Buongiorno. Eccolo qua. Pio Mauro Di Cugno. Buongiorno. Buongiorno. Sono Pio Mauro Di Cugno, fratello anche di Maria Rita, che prima... Abbiamo ascoltato. Hai ascoltato che cantava, hai sentito che brava la sorellina, Poco ma sicuro. Beh, certo, poco. Ma voi in famiglia siete tutti artisti, c'è anche Deborah. Sì. Chi altro c'è che canta qui? Mamma, papà. Io non canto. Però tu? I cantanti abbiamo Maria Rita, uh-huh, e Deborah. Benissimo. Che è soprano lirico. Ah, un soprano lirico. Tu reciti? Sì, sì. Ah, reciti? Sì. Caspita, attenzione, io lo so perché questo... Faccio finta di non saperlo, ma lo so. Spiego perché ho voluto anche Pio Mauro. Per questo motivo. Ho avuto il piacere alla scuola Petronelli di assistere e di essere il co-conduttore delle feste di Natale, e ho sentito un sacco di bambini cantare. Allo stesso tempo mi è, come dire, capitato tra le mani questo giovincello simpatico, nato pronto, vero? Sei nato pronto? Ecco, sempre pronto. E mi disse: guarda che io so recitare un grande poema del mitico principe della risata, ovvero Antonio De Curtis Totò. E io ho detto: scusa, sentiamo. E allora disse: ah, ma è iniziato subito a dire questo qua. Però adesso noi la facciamo come si deve, Sei pronto? Sì, nato pronto. Sei pronto, dato pronto. Senti, allora, Pio Mauro, questa livella, spiegaci un po' in che cosa consiste. Sai di che cosa si tratta della livella, no? Sì,
praticamente parla di un marchese, mm-hmm. Parla di un marchese e di uno, non mi viene il nome. Uno spazzino. Sì. Uno spazzino. Parla di un marchese e di uno spazzino. Ecco. Praticamente sono morti. Si incontrano. E il marchese dice ancora, comunque io sono stato nobile, potente, sì. Però prima, mentre lo spazzino diceva, comunque noi siamo morti, quindi nell'aldilà siamo tutti uguali. Cioè, e quindi qui la livella è un diciamo è lo strumento di misura dove tutti quanti conosciamo molto bene nell'ambito della, se ci fosse stato il nostro Pepe avrebbe detto sì, la livella è quella che serve per livellare i lavori di muratura, però chiaramente qui mette tutti sullo stesso piano. Ti va di recitarla? Sì. Signore e signori, Pio Mauro di Cugno in A Livella. Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno te da fa chi sta creanza, ognuno da tenè chi sto pensiero. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste messa ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno il loculo marmore di Vicenza. Stanno mi è capitata un'avventura, dopo di aver compiuto il triste omaggio. Madonna, se ci penso, che paura! Ma poi faccio l'anima e coraggio. Ho fatto questo, statemi a sentire. Si avvicinava l'ora della chiusura, io tomo tomo stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovico e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Ustemma ca corona in goppa a tutto, sotto una croce fatta in lampadine, tre mazzerose, una lista, un lutto, cannele, candelotte e sei lumine. Proprio attaccata a tomba sto signore, c'è stevata tomba piccirella abbandonata senza manco un fiore, per segno solamente una crucella. In gappa la croce appena si leggeva, Esposito Gennaro nel turbino, guardandolo che appena mi faceva, su morte senza manco un lumino. Questa è la vita, in capo a me pensai, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Maron si aspettava, che pure la tua mondo era pezzente. Mentre fantasticavo sto pensiero, si era già fatta quasi mezzanotte, e io rimanetti in chiusa, prigioniere, morte e paura, a nazza candelotto. Tutto uno tratto, che vedo lontano, due ombre avvicinarsi alla parte mia, pensai, sto fatto a me mi pare strano. Sto chiscicato, dorme, o è fantasia? Altro che fantasia, uno marchese, cutub, a caramella e cupa strano. Chi l'ha tappessato, sto brutto arnese, tutto facendo e con la scupa a mano. E chi è certamente Don Gennaro, o morto poveri, lo scupatore. In questo fatto non ci vede chiaro, sono morte e si rivedono anche solo. Ma potevano stare a me quasi in un palm, quando un marchese si ferma e botte, sa vote, e tomo tomo, calmo calmo, dice a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La cassa è cassa e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura, la vostra salma andava, sì, lumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre, sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente, ma dopo quindi che cercate un fosso fra i vostri pari, fra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non ho visto fatto chi sto torto, mia moglie è stata a fa sta fesseria, io caputi vi fa, io ero morto. Se fossi vivo la farei contenta, pigliasse che sciutello che cattosse, e proprio mo in questo momento me ne intrasissi in danata fosse. E cosa aspetti, o turpe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. Fammi vedere piglia sta violenza, a verità perché mi sono scucciati di sentì, e si perde la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti credi di essere, un dio? Che a di non capì che siamo uguali, morto sei tu e morto so pur io, ognuno come è nato tale e quale. Dico porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali, illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principe reale? Tu quando tu vasche epifanie,
Sto a me in capo in da cervella che stai malato ancora e fantasia. A morte o sai cos'è? È una rivella. Un re, un magistrato, un gran donna. Trasinda sto cancello che ha fatto conto che ha perso tutta la vita e puro nom. Tu non ti fatto ancora chi sto conto. Perciò, stammi a sentire, non pure Steve. Supporto un vicino che ti importa. Sti pagliacciati fanno solo i vivi. Non si ma serie. Che appartenima a morte. Bravo, bravo Pio Mario Mauro Pio di Cugno. Questa è la sua interpretazione della livella. Voglio ringraziare ovviamente Debora per avermi dato il là d'inizio a questa straordinaria sua esibizione. Mentre Raffaele è con noi ancora una volta, siamo vicinissimi alla conclusione. Sì. Bene, Raffaele. Ci sei? Sì. Sei sempre pronto? Sì, sì. Come il nostro amico sì. Mauro di Cugno, Pio Mauro, Pio Mauro. Saluto il papà Onofrio, la signora di Cugno, non ricordo il nome della mamma di Pio, ma saluto anche Maria Rita e saluto anche Debora, che è stata quella straordinaria, bella voce che abbiamo ascoltato con Non ti scordar di me. Beh, non dimenticatevi l'appuntamento di domani. Raffaele, ancora auguri a quelle persone che oggi festeggiano il compleanno, in particolare al nostro Mario Schiralli, a Gabriele e a tutti gli altri che insomma sono stati oggi a festeggiare con noi questa ricorrenza. Saluto Domenico Nenna, Merilu Petrilli, il nostro Enzo Laberinto, poi ancora Antonio Pulito. E chi altro c'è? Vediamo un po' se ho dimenticato. Rita Caffarella, Rosa Mastrototaro, mi raccomando, mandami la poesia della mamma. Gianluca Di Leo, salutiamo anche, vediamo un po' se Mario Minerva del Grottino, che si è collegato anche lui. Non dimenticatevi di andare a prenotare dal Grottino, Panzerotti, Panzerottoni. Anna Landricina, fai una bella canzone, mandaci un bel video, come dovete mandarlo anche voi. Mi raccomando, ti aspettiamo e vi ringraziamo per l'ascolto che avete prestato. Grazie Raffaele, grazie al barone Nicola 78 Cassinesi. Saluti di Vittorio Cassinesi ha presentato e canta Enzo Laberinto, che ce ne andiamo a mangiare la pizza da pizza. Vittorio Cassinesi ha presentato aspetta, barone, scusi, ladies and gentlemen. Scusi, ladies and gentlemen. Gentlemen, ha visto, è fatto. Gentlemen. Vittorio Cassinesi ha presentato Radio Show. Condotto da Raffaele Moving. Con la partecipazione bene, straordinaria del barone Girasole Nicola 78 canta Enzo Laberinto da Sesto San Giovanni Milano. Salutiamo la Sciura Maria, salutiamo la Sciura Maria e a tutte le donne. E ascoltate domani la puntata, va in onda alle 10:30, ore 10:30 di domenica 9 maggio. Oggi sabato 8 maggio, terminiamo così. Grazie a tutti e a risentirci! Ciao! Ciao. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro e ridarti ti amo. Ricominciamo. 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 Se stasera sono qui, è perché so perdonare. E non voglio gettar via così. E
il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo. Dimenticare i ricordi più tristi di un fondo. Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più, non so perché. L'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me. Per uno che torna e ti porta una rosa, mille si sono scordati di te. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me.